che non è benvenuta a Anna Vincenzoni, assessore all'ambiente del primo municipio, che anche recente iscritta, diciamo, al PD. Questo lo sottolineiamo come momento, diciamo, di orgoglio di partito, ma finisce, l'orgoglio di partito finisce qui. Cioè, è una degli assessori che ha fatto più lavoro in questi mesi e come è stato, abbiamo detto già qualche settimana fa, insomma, ad acquisito al municipio 32 aree verdi che prima erano di competenza comunale. Tra queste, per esempio, c'è il caso di Piazza Pepe, che è una delle aree che abbiamo messo nella nostra locandina. Non abbiamo messo, lo dico per prevenire, metto le mani avanti, non abbiamo messo Colle Oppio, quindi c'è stata una critica per il fatto che non c'era Colle Oppio, perché comunque, insomma, già affrontare bene quelle che abbiamo, cioè Piazza Vittorio, Piazza Attilia, Piazza Beppe, Piazza Dante, abbiamo messo Villa Aldo Blandini, perché anche Monti c'ha una. Cioè, già mi sembra, insomma, un lavoro serio. Colle Oppio, insomma, c'ha una problematica anche più vaste, più complesse, anche di, appunto, di politiche sociali significative, anche politiche sportive. Quindi, insomma, con tutto sommato, diciamo, era poi nulla toglie a chi voglia di, diciamo, fare magari anche qualche domanda sulla questione di Colle Oppio. Però, insomma, stiamo, cioè, preferibilmente stiamo su queste aree selezionate, e poi, appunto, diciamo, come già altre volte abbiamo detto sull'ambiente, sulla mobilità, ambiente rifiuti, intendo. Questo è un percorso che avviamo, quindi non pensiamo che in un giorno, diciamo, che abbiamo definito e chiarito tutte le questioni relative alle aree verdi di Esquilino, Monti e Celio. È un primo passaggio, era un appuntamento che desideravamo, io personalmente desideravo da molto tempo, e quindi, insomma, niente, direi, insomma, la parola a Anna. Diciamo, la scaletta è data molto banalmente appunto, da tutti l'elenco delle aree verdi menzionate nella locandina. Ognuna ha una delle sue particolarità, delle sue criticità. Il senso di questo incontro è innanzitutto di, appunto, a capire a che punto siamo, quindi di informazione, e poi capire cosa si può fare di qui. Ci sono, appunto, siamo presenti diversi che hanno intenzioni, idee di progettualità su determinati parchi, di coinvolgimento sociale, di far partire iniziative di economia sociale. Quindi, insomma, cioè, c'è una società civile che su questi territori ha espresso pensieri, ragionamenti, progetti in questa maniera. L'idea è quella di avviare, insomma, di strutturare un rapporto che, chiaramente, in un periodo non brevissimo, un medio periodo, possa portare poi alla realizzazione di diverse di queste iniziative, capendo quello che è possibile fare, quello che non è possibile fare. Sappiamo che c'è il municipio, c'è il comune, c'è la sovrintendenza capitolina, che forse lo diranno dopo, ma, insomma, ha scritto l'associazione genitori di Donato per la questione del parco di Via Statilia. Quindi, insomma, cioè, i soggetti sono numerosi, e non è che Anna c'ha la bacchetta magica e può, diciamo, soddisfare tutte le esigenze. Però, appunto, prima, appunto, funzione di consapevolezza, e poi di progettazione. Con questo spirito e con questa, diciamo, lungo queste due direttrici, diciamo, lascerei la parola ad Anna, e buona riunione a tutti quanti, buona assemblea. Grazie Giorgio, grazie a tutti per l'invito. Qualche giorno fa Giorgio ha già partecipato a una riunione sul tema del verde, no? Del verde del primo municipio, il tavolo di lavoro, e in qualche modo lì sono emersi quelli che poi è la sintesi un po' che hai fatto te ora, cioè i vari livelli politici e amministrativi di controllo delle aree verdi. Si dice sempre Roma è la capitale più verde di Europa, ma Roma nello stesso tempo è quella città nella quale il verde è concentrato e per cui non è decentrato ai municipi. Lo dico perché appunto molto spesso c'è confusione anche all'interno dei nostri uffici, per cui c'è una confusione anche esterna. È vero che qui c'è una platea
più che preparata, però c'è spesso un si creano, diciamo, disguidi tra le varie competenze che non aiutano nessuno e non aiutano tantomeno la città. Il primo municipio insieme al secondo municipio sono stati gli unici che hanno dato effettivo seguito a una delibera sul decentramento, che è l'ultimo atto di Estella Marino, proprio della Giunta Marino, che prevedeva il passaggio, prevedeva, diciamo, un decentramento parziale con un passaggio di alcune aree al di sotto i 5.000 metri quadri dal comune ai municipi. Il primo e il secondo hanno dato seguito e da lì hanno continuato questo percorso. Rimane sempre la questione che comunque gli alberi sono il comune, comunque anche il decentramento, che per me è una follia, ma se parli di decentramento di un'area ludica, parli di un decentramento solamente dell'orizzontale, ma non degli alberi che sono sopra, né tantomeno dei giochi. Poi lascio perdere la buona volontà del singolo municipio o comunque diciamo, all'ansia giusta che prende gli uffici tecnici che intervengono anche su queste aree. Nello stesso tempo l'individuazione di questi giardini di oggi, di questi parchi, danno proprio oltretutto un quadro completo, perché danno da un lato quella che è appunto la competenza municipale, parlo di Piazza Pepe, dall'altro danno quell'altra immagine che è quella della competenza in genere del comune, ma con, come dicevi te per prima, per via Statilia, non conosco il conto di una lettera, poi me lo direte, i vincoli della sovrintendenza. Per cui lo stesso regolamento del decentramento, quello del 99, escludeva, salvo deroga, la possibilità di passaggio ai municipi di tutte quelle aree verdi vincolate, salvo deroga, per cui salvo autorizzazione da parte della sovrintendenza stessa. E un altro giardino, un parco che ho visto nella locandina, ma non ho sentito prima menzionato, è quello di Carlo Felice. Che ha una vita, insomma, a sé stante in qualche modo, perché è un ottimo esempio di adozione per la città di Roma, un grandissimo impegno dell'associazione degli amici di Carlo Felice, ma diciamo, devo dire che è un po' un'eccezione in un quadro generale, perché l'adozione, così come è studiata per una città grande come Roma, è stata molto spesso un flop, nel senso che c'è una consegna di un'area quasi chiave in mano per un anno, e per un anno le persone si ritrovano a gestire un giardino in piena autonomia, ma anche spesso in grande difficoltà, perché viene meno l'interlocutore amministrativo di riferimento. E questo è l'altro paradosso, e chiudo questo, diciamo, cappello iniziale, l'altro paradosso che io trovo per quanto riguarda appunto l'eventuale decentramento, nel senso che se un privato chiede in adozione un'area, quest'area passa di competenza nel giro di un mese / due mesi. Se un'amministrazione, quale può essere un municipio, chiede il passaggio di competenza di un'area, se c'è un vincolo della sovrintendenza ci possono volere anche 2 anni. Per cui, diciamo, questa è il quadro che abbiamo davanti a noi. Voi nella locandina avete messo vari giardini, varie realtà assolutamente con, diciamo, un iter, con tutta una situazione complessa e diversa. Io inizierei da Piazza Vittorio, perché poi è quello che è quello, diciamo, più gettonato, ahimè, purtroppo in senso negativo nell'ultimo anno. Credo che ci sia anche Emma Miconi, se non ho capito male, che assiste. Sì. Io ricordo una o barra due riunioni fatte con l'assessore ai lavori pubblici del comune, che era all'epoca la Gatta, e il comitato Piazza Vittorio partecipato mise insieme, insomma, in fila una serie di richieste relative alla realizzazione delle opere nel giardino, non da ultimo la creazione di un tavolo con i rappresentanti dei vari assessorati che ruotano su Piazza Vittorio. Per cui è un lavoro che viene svolto da lavori pubblici, è un'opera che una volta terminata passerà all'assessorato ambiente, ci sono questioni anche di carattere sia culturale che sociale importanti, e c'è un diciamo, quello che era un punto un po' quasi la condizio sine qua non per l'apertura del Giardino Calipari, cioè vale a dire la realizzazione di un chiosco che fosse in qualche modo polifunzionale all'interno del giardino stesso. E per cui mi riferisco ovviamente
alla casetta Liberty all'interno del giardino Calipari. C'è un passaggio tra l'assessore Gatta, passa la competenza per quanto riguarda i lavori pubblici all'assessore Meleo, con Davide Curcio chiediamo un incontro neo assessora, e lì rappresentiamo che c'è la questione di Piazza Vittorio che va seguita, va curata e va curata con una certa attenzione, e viene creato effettivamente un tavolo di coordinamento sia di carattere politico che amministrativo, che è andato avanti vari mesi, ma che ha, non nascondo, oggi leggevo i verbali, perché è vero che sono passati solamente 3 mesi, ma erano verbali molto ricchi, perché spesso e volentieri c'erano discussioni interne su varie questioni, e in questi verbali si gira sempre intorno al bando per l'assegnazione ai fini commerciali e non solo all'interno del giardino, e questo bando perlomeno a me non risulta ancora pubblicato. E parliamo di una cosa su cui si è insistito moltissimo precedentemente con l'assessore Gatta, ma poi anche successivamente nel corso dei vari incontri. Diciamo che questo tavolo in qualche modo aveva una funzione e l'ha avuta un po' di cercare di veicolare e di stringere i tempi su alcune questioni, oppure di sollevare questioni non da poco, perché a un certo punto si pensava di affidare l'intero giardino alla cura di un giardiniere del servizio giardini, cosiddetta categoria con minor aggravio, cioè persone che hanno comunque delle difficoltà a svolgere lavori manutentivi anche ordinari, e lì il problema diventava ancora più grande, insomma, lo apri e lo chiudi dopo 5 minuti, per cui anche con Stefani Serio, che spesso ha partecipato ai tavoli, abbiamo insistito in quel caso invece per una presenza costante di controllo e di monitoraggio da parte del servizio giardini, quotidiana, perché altrimenti apri il parco e lo richiudi dopo 5 minuti, come dicevo prima. A che punto siamo? Siamo a un punto, secondo me, di stallo. Cioè, so che c'è stata una manifestazione la scorsa settimana, io penso che forse come partito, anzi sicuramente come partito, si dovrebbe organizzare un'altra manifestazione, perché l'ultima volta che ho parlato con l'assessore Meleo mi diceva di una previsione di apertura per fine luglio, diciamo in maniera ottimistica, diciamo a settembre, ma rimangono sempre dei buchi neri, anzi forse il buco nero che è collegato, come dicevo prima, a questa che era una delle condizioni importanti per l'apertura, e rimane anche un grande buco nero, nonostante una delibera di giunta capitolina, 1 o 2, se non mi sbaglio, addirittura 2 forse, per quanto riguarda il piano di gestione successivo, che è garantito per carità per 5 anni, ma che rimane ancora, perlomeno per quanto a mia conoscenza, ma appunto stando ogni 15 giorni a queste riunioni, ancora abbastanza fumoso. Il giardino di, e poi ovviamente rispondo a tutte le domande possibili e immaginabili, però non vorrei insomma tediare parlando troppo sui singoli argomenti. Il giardino di Via Statilia. Il giardino di Via Statilia, che trovo tra le altre cose un posto delizioso, è diciamo, vogliamo dire, come gran parte del verde romano, per carità, ma assolutamente trascurato. E trascurato al punto che quando c'è stato diciamo, il passaggio fine anno scolastico, c'è stata una richiesta di utilizzo del giardino fino all'ultimo, insomma si è stato un po' in attesa di un intervento. So che c'è un desiderio di adozione, io francamente, come dicevo prima, in assoluto sull'adozione ho delle perplessità, che sono quelle che esponevo prima, no? Cioè che il rischio grande è che ti venga consegnato l'area e poi e veramente poi diventa tutto ancora più complesso, perché insomma diveni responsabile unico. Spero che che il centro-sinistra torni l'anno prossimo al governo di questa città, ma io credo che il modello ideale, ma non perché l'abbiamo realizzato noi, ma perché mi sembra anche quello più corretto, è quella di un'idea di condivisione delle aree verdi. Cioè ci deve essere comunque un'amministrazione comunale o municipale che deve continuare a garantire quello che è l'ordinario su un giardino, o anche lo straordinario se succede qualcosa a un albero, eccetera. E la funzione dell'associazione dovrebbe essere quella
di organizzare eventi all'interno dei giardini oppure intervenire con delle opere di miglioria, ma mai sostituirsi a quello che è il lavoro ordinario di svuotamento dei cestini, pulizia del parco o cose di questo tipo, a meno che non ci sia una grande passione per le aree verdi. Carlo Felice appunto si racconta da sé, per cui invece è uno di quei casi che è veramente una scommessa assolutamente fortunata e felice, ma là veramente c'è stata una grande forza, una grande perseveranza. Anche lì, per esempio, chi ha adottato è riuscito comunque a coniugare non solo manutenzione, ma anche attività all'interno del parco, a farlo proprio vivere, per cui non era semplicemente andare lì, pulire, 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 che alla fine stancherebbe chiunque, ma è riuscita comunque a dargli vita, energia. Devo dire che noi, tra altre cose, abbiamo con Sara Marullo un ottimo rapporto. Sara Marullo, dico lei, perché insomma rappresenta il comitato. Piazza Dante, parlavo prima con accennavo prima a Fabio, Piazza Dante è una di quelle promesse fatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riqualificazione del giardino. Allora, mi diceva oggi il servizio giardini che domani viene riaperta una parte dell'area, cioè la parte quella con i giochi, ma il resto è ancora cantiere. Anche lì, voglio dire, non può essere sempre il Covid una scusa, no? Nel senso che avrebbero dovuto smontare tutto ottobre, da ottobre hanno cominciato a gennaio, e il Covid è stato, fortunatamente la fase, diciamo, peggiore del Covid è durata 2 mesi, insomma, è durata 2 anni e mezzo. Per cui comunque c'è sempre una pressione anche da parte del municipio nei confronti insomma, di queste persone che hanno partecipato anche ad assemblee pubbliche, hanno preso degli impegni ben specifici. Quella è una di quelle aree che, se si riuscisse a, così come via Statile, così come non è Scurino, ma insomma è Piazza delle Finanze, è una di quelle aree che il municipio vorrebbe prendere in carico e fare un discorso appunto di percorso di condivisione nella gestione dell'area stessa. Villa Aldobrandini. Villa Aldobrandini fu riqualificata e fu riconsegnata nel 2016, stiamo parlando del periodo di Tronca, fu riconsegnata alla cittadinanza. E diciamo, purtroppo la situazione è drammatica, ma vi posso dire che comunque, a parte appunto, parliamo di PD e Squilino Monti, per cui lo sapete meglio di me, ma io ho partecipato qualche sera fa a una cena con varie persone del coordinamento Rione Monti, e addirittura il loro, diciamo, la loro richiesta, che insomma poco realizzabile, era quella di spostare i soldi di, diciamo, dell'isola ambientale Monti, spostarli, chiedere al comune di spostarli per far rivivere la villa, che ha tra le altre cose all'interno delle strutture di competenza sovrintendenza veramente molto interessanti. Giovanni Figatta La Manca giorni fa mi diceva: ma si potrebbe, secondo te, pensare di ottenerli per una ripresa della scuola, cioè riprendiamo la scuola e riprendiamo l'anno scolastico e usiamo Villa Aldobrandini, ma usiamo anche le strutture, quella, diciamo, di copertura. E credo che sia rimasta Piazza Pepe, se non mi sbaglio. Giorgio? Vai, vai. Sì, sì, sì. Piazza Pepe, ok. Piazza Pepe è l'esempio che appunto dicevo prima della difficoltà di passaggi di competenza. È un lavoro che in verità è stato portato avanti in gran parte proprio dal tavolo della sicurezza, quella che è istituito in ogni municipio, un tavolo della sicurezza. Adesso non c'è più, ma per motivi, perché sono andati via i nostri due viceprefetti, attendevamo la sostituzione, poi appunto è tutto rimasto sospeso nell'aria. È stato un lavoro portato avanti da un tavolo di coordinamento del prefetto, che esiste in ogni municipio, partecipiamo anche noi ovviamente come municipio, partecipano le forze dell'ordine, ma partecipano anche le varie amministrazioni comunali, compreso il gabinetto del sindaco. E dopo 2 anni di richieste e di difficoltà di vario tipo, lo scorso anno è stato acquisito al patrimonio del municipio, è tuttora chiuso, è stata fatta un progetto, una gara per la progettazione, è stata fatta una gara comunque per la riqualificazione dell'area, e se tutto, diciamo, va come pensiamo noi, a luglio, cioè pensiamo, nel senso, mancano
dei passaggi amministrativi tipo ANAC per quanto riguarda l'impresa che ha vinto la gara d'appalto, a luglio cominciano i lavori anche su Piazza Pepe. Per cui questo per dire che non è solamente un discorso di capacità o incapacità da parte del comune, ma c'è un discorso nel decentramento, a parte politico, perché io ritengo che comunque sia, se amministri un territorio e ha una percezione ben diversa da quella che può avere un'amministrazione come quella romana, a parte il discorso politico, secondo me è doveroso proprio acquisire le aree e fare un passaggio reale, appunto vero, sul decentramento. C'è anche un discorso di appalti che è più facile far partire a livello di un municipio che a livello del comune. Se pensiamo che il comune, ancora leggiamo sui giornali, ma ce lo dicono anche a noi nelle riunioni, gli appalti sul verde verticale, cioè potature eccetera eccetera, se ne parla nel 2021, cioè è finito il mandato e ancora noi sentiamo questa storia delle gare. Ovviamente delle gare fatte da un municipio, parliamo di somme sempre minori, perché si parlerebbe di un frazionamento di somme su 15 municipi, la procedura è assolutamente più snella, più agile. E poi a quel punto credo appunto anche che ci sia un profilo di responsabilità di chi amministra e possibilità di una maggiore interlocuzione col territorio. Pensa a Maura che chiama e via Statilia, è ovvio che non è nostra ma del comune, ma chiama il municipio, cioè non è che si mette a chiamare il sindaco, ecco questo intendo dire. Questo molto sommariamente è il quadro, ma diciamo penso che al 99% già lo conoscevate. No, però insomma il quadro è sempre utile, poi magari sì, quindi comunque da quello che hai detto, diciamo l'unico, l'area di competenza esclusivamente municipale sarebbe Piazza Pepe. Esatto. Delle 5, delle 6 qui menzionate, Villa Aldo Brandini, Villa Carlo Felice e Via Statilia hanno la sovrintendenza capitolina, che comunque ha una voce in capitolo non indifferente. Piazza Vittorio è comunale per definizione. E poi comunque rientrerebbe in quelle aree, ma anche giustamente, insomma, ville, parchi storici e comunque. Giardini diciamo di una certa importanza, anche non potrebbe essere centramento, rimarrebbero sempre in capo al comune, ma giustamente insomma, certo. Allora io avevo una prenotazione, diciamo, come insomma, lo dico per chi è la prima volta che è qui, insomma c'è la chat in calce alle icone per cui ci si può prenotare. Io avevo una prenotazione, diciamo, fatta precedentemente alla chat di Emma Miconi, che appunto so che avrebbe dei tempi stretti. Quindi se Emma vuole fare la domanda e l'ascoltiamo, vuole intervenire. Sì, grazie. Buonasera a tutti, ciao Anna, bravi. Trovo anzi che questa iniziativa fatta per il PD, poi Anna andrebbe fatta forse anche per chi non è del PD, perché c'è una fame di informazione e di conoscenza abbastanza forte, quindi casomai l'invito al municipio è quello di aumentare le occasioni di informazione, perché insomma fa bene a tutti. Allora, nel merito, la situazione di Piazza Vittorio è a dire poco deludente, perché appunto i lavori non si sa quando finiranno, né da quello che pare è stato rispettato il progetto esecutivo che era stato presentato pubblicamente dall'assessore Pucci, perché a quei tempi c'era ancora la giunta Marino. La sensazione che si ha guardando da fuori è che i lavori insomma stiano andando in un modo abbastanza diverso da come era stato previsto, e questo per quanto attiene l'amministrazione e la progettazione, che è stata tutta a carico dell'amministrazione, salvo il fatto che come comitato abbiamo potuto interloquire con i progettisti cercando di dare via via delle indicazioni di massima, che poi sono state insomma più o meno rispettate, salvo appunto poi cambiare anche all'ultimo momento.
La cosa che io trovo veramente allucinante è che nessuna invece delle indicazioni previste nel piano di gestione partecipato, che è stata invece un'operazione concertata con il municipio, con Roma Capitale, con il Comitato Piazza Vittorio, insieme a tutti quelli che per mesi hanno lavorato con noi anche in fase di consultazione, e che quindi prevedeva per esempio non solo delle indicazioni sull'uso degli spazi dal punto di vista botanico e arboreo e quindi della manutenzione del verde, ma anche delle indicazioni precisissime su come bisognava organizzarsi per gestire tutta la questione invece sociale dell'informazione, della sicurezza, della coesistenza sanitaria per quanto riguarda i bagni pubblici, della pulizia e della, appunto, della gestione ambientale del giardino. E di tutto questo, nonostante che Roma Capitale in due memorie di giunta, credo, abbia acquisito il piano di gestione addirittura come esemplare anche per gli altri parchi romani, non è stato assolutamente preso in considerazione niente, fino all'assurdo che le gare per la gestione dei bagni e per la gestione del chiosco, quindi della parte ristorativa sociale, non sono state ancora bandite. Inutile dirvi, perché l'ha già detto Anna, quante volte con lei e senza di lei noi abbiamo scritto, incontrato, mandato PEC, mandato messaggi per avere appunto rassicurazioni e informazioni, e come tutto questo si sia completamente arenato nel vuoto più totale. Il rischio è che il giardino verrà aperto non si sa bene quanto, senza essere dotato però della struttura gestionale e manutentiva necessaria per sopravvivere. Perché è vero che la manutenzione del verde è data per 3 anni alla ditta che ha vinto l'appalto, ma poi appunto c'è la manutenzione umana, sociale, dell'informazione, senza la quale anche il verde muore. E quindi la situazione direi che è quasi disperata. A monte di tutto questo io voglio fare un'altra osservazione, però c'è un problema gestionale, cioè noi nel piano di gestione avevamo disegnato un possibile assetto del giardino. Quando concorrono 5 amministrazioni diverse, 4 municipalizzate, 80 servizi dall'ATAC all'AMA, a chi più ne ha più ne metta, e non c'è un organismo unico responsabile che coordina poi le responsabilità degli altri, c'è pure la soprintendenza ovviamente, non è pensabile gestire uno spazio come nel caso di Piazza Vittorio, peraltro così complicato, perché poi quella è una piazza a giardino, non è solo un giardino attraversato ogni giorno da migliaia, migliaia e migliaia di persone. Ci vuole un'organizzazione diversa, radicalmente diversa. Serve non solo l'informazione ai cittadini, ma serve che a monte ci sia un'amministrazione, a questo punto non me ne frega neanche più chi, che sul modello del responsabile del procedimento amministrativo, per intenderci, coordini poi tutti gli altri, perché sennò non ne usciremo mai vivi. Questo è il grande tema. Anche se Piazza Vittorio dovesse esserci ridata in condizioni accettabili e per miracolo dovessero funzionare anche appunto i servizi di ristorazione e di gestione dei bagni e di pulizia, che sono le 3 cose proprio minimali, se non c'è una testa che coordina la parte pubblica e che interloquisce con i cittadini, poi lì noi avevamo fatto anche delle proposte, no? Di avere delle rappresentanze anche a rotazione, in modo anche che l'animazione, l'informazione, insomma, fossero continuamente rinfrescate e animate appunto anche dai cittadini. Nessun modello, nessun lavoro di manutenzione, nessuna opera potrà mai funzionare. Questo tema qui, che è tutto amministrativo e politico, nessuno ha avuto il coraggio di portarlo avanti o di sperimentarlo. 6 anni di lavoro assurdo buttati quasi nel vuoto. E questo per quanto riguarda Piazza Vittorio. Negli altri casi, che giustamente vanno presi uno a uno, perché appunto sono modelli gestionali e di attribuzioni di responsabilità tutti diversi, io l'unica cosa che mi sento di dire è che ci sono delle storie dietro. Parliamo di Piazza Dante. Su Piazza Dante sono stati fatti incontri su incontri con l'allora responsabile dei servizi della presidenza del Consiglio,
con i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, con i cittadini, con il municipio, con tutti gli organismi che avevano competenze di merito. Addirittura a un certo punto è partito un processo partecipato quando la sovrintendenza pensava di spostare l'aula Gatti da un posto all'altro, quindi anche lì grande enfasi, decine di interventi, proposte meravigliose. Tutto questo è caduto nel nulla. Questa cosa è assurda, cioè non è possibile non considerare la storia, lo sforzo, la memoria di tutti gli impegni assunti dai referenti, ma anche del lavoro fatto dai comitati, prima di tutto quello di Piazza Dante, ma anche da tutti gli altri che avevano collaborato, e l'iniziativa del Rione dei Poeti, lì come si chiama. Cioè, su Piazza Dante c'è una storia. È come se non fosse successo niente, non lo sa più nessuno. Allora, questo io trovo sia veramente gravissimo e sinceramente forse mi sentirei di chiedere al municipio, se non altro perché è quello a noi più vicino, anche se non ha tutte le competenze, di curarlo di più questo aspetto, perché non si può ricominciare ogni volta da capo. È veramente grave, è la cosa più scoraggiante che si possa dire a chi ha speso ore, ore, ore di lavoro, di dedizione, di competenza, di energia per andare appresso anche a processi partecipati, peraltro in un caso co-diretti anche dal municipio, di cui non si è saputo più niente, niente, tutto qua. Posso intervenire? Certo. Vabbè. No, diceva Giorgio. No, nel senso che, cioè, Emma, se tu vai, io abbiamo già altri interventi. No, io resto lì, mi sono liberata dell'altra cosa, questo è liberata. Troppo importante. Non lo so, sì. Per metodo facevamo che, raccoglievamo tutte le interventi, però... Va bene. No, va benissimo, scusami. Ok, quindi c'è Fabio, mi pare. Fabio, Ofelia e poi Nicola, Bollè. Dunque io sarò... A proposito, visto che c'è Piazza Dante, Ubi... Sì, se volete vi faccio vedere la piazza che ho appena fatto vedere ad Anna poco fa, insomma, che ancora c'è il cantiere. Però, il cantiere si sta smontando, quindi immagino e spero che prima o poi parleremo anche di cosa verrà fatto nella piazza. Ora, Anna non è competente per questa piazza, però ne abbiamo tutti, le riunioni che anche Emma Miconi ha ricordato prima, il municipio è stato sempre molto presente, quindi in qualche modo reitero anch'io questa richiesta, di mantenere un'attenzione nei rapporti con il comune e con i servizi segreti, che comunque se ne sono lavate le mani, i vertici sono cambiati, quindi non si sa bene neanche poi, non so se poi Anna vuole dire qualcosa, su quali possono essere i referenti interni loro. Sicuramente noi, che ci siamo un po' impegnati sulla piazza come comitato, siamo rimasti altrettanto delusi dal fatto che non ci fosse, una risposta. Però a questo punto le persone sono sicuramente interessate a partecipare, a discutere di come questa piazza verrà ridata e di quando verrà ridata al Rione. Per cui penso che sia importante che questa iniziativa che avete fatto oggi abbia un seguito e che coinvolga, magari sempre su una piattaforma come questa, se appunto la situazione contingente non ce la consente, anche le altre istituzioni. Sarebbe un'iniziativa, secondo me, molto gradita e che potrebbe riportare al centro, la partecipazione dei cittadini, i quali chiaramente pur scrivono, fanno, però poi alla fine... c'è bisogno di un luogo, anche se virtuale, per discutere. Quindi lascio la parola agli altri. Penso che Piazza Dante sia un esempio proprio di competenze complicate, a cominciare appunto dall'ingombrante palazzo dei servizi. Ingombrante. Grazie. Allora, su questo volo io mi inserisco dicendo, c'era stato, io lo sanno sia Fabio sia Anna, una conferenza dei servizi per un appalto, ricordavate la Piazza Dante, di 2 mesi fa a questo punto, però appunto Anna mi diceva che c'era la CEA di mezzo. Questo lo dico solo per dire la complicazione, anche quello che diceva Emma, municipalizzate, amministrazioni, Piazza Dante c'è una mezza specie di centrale elettrica sotto, no? Quindi ogni luogo ha una storia e dei soggetti veramente
plurali e molteplici che lo caratterizzano e rendono ogni dinamica molto complessa. Quindi se poi volete anche si può approfondire questa cosa dell'appalto ACEA, così lo dico in, sullo sfondo. E Ofelia. Allora, spero mi sentiate bene, che sono all'esterno. Allora, io intervengo a nome dell'Associazione Genitori Scuola di Donato e volevo fare, diciamo, qualche domanda riguardo Via Statilia e poi una piccola considerazione. Quindi, la prima domanda è sulla questione degli interventi di pulizia e di manutenzione, parliamo solo di quella ordinaria per adesso, esattamente chi richiede gli interventi e se sono già programmati, ogni quanto sono programmati. E un'altra domanda invece riguarda Carlo Felice, ma è legata a Via Statilia, ovvero, dunque, è vero che il parco di Via Statilia ha un vincolo della sovrintendenza, volevo capire se anche Carlo Felice aveva questo vincolo e se sì, come è andata lì la questione dell'adozione. Poi una piccola considerazione, diciamo in parte si è cominciato nell'associazione genitori a discutere della possibilità di adottare il parco di Via Statilia. Questa cosa non è né minimamente decisa, neanche lontanamente, né dettata da uno slancio di entusiasmo, come dire, mal riposto o eccessivo, ma proprio da una considerazione che non vorrei dire politica, ma insomma una considerazione importante, pesante sul territorio. La questione di Via Statilia, del parco di Via Statilia, è che versa in un stato di degrado che è tragico. E noi già l'anno scorso in realtà ne avremmo... Ofelia, puoi ripetere l'ultimo minuto perché non abbiamo sentito bene. Mi dispiace, io sono col cellulare all'esterno. Io in realtà, scusami Giorgio, tu non l'hai sentita. Allora io lo... Ok, scusa. Poi te lo dico. Perfetto, vai avanti. Quindi dicevo, insomma, versa in una condizione di degrado che è veramente tragico e noi abbiamo cominciato a preoccuparci di Via Statilia l'anno scorso con Piazza Vittorio chiusa e la necessità, insomma, di offrire soprattutto ai bambini, perché poi l'Associazione Genitori si occupa principalmente di questo, del benessere dei bambini e dei loro genitori, offrirgli uno spazio verde per quanto minimo, insomma, e quindi abbiamo già... Siamo già andati a Via Statilia l'anno scorso, abbiamo pulito, abbiamo cercato di organizzare eventi, iniziative, di vivere il parco, no? Perché si dice sempre, ma il parco è degradato perché non si vive. Noi in realtà questa è la seconda estate che cerchiamo di vivere il parco di Via Statilia. Il problema è che il parco è abitato da persone che sono in una situazione di grande fragilità e di disagio sociale che è stato solo aggravato dall'emergenza pandemia di quest'anno. E su questa cosa noi possiamo fare ben poco, quindi ben venga la collaborazione del municipio, del comune, cioè la necessità di adottare il parco viene fuori dal, cioè l'idea di adottare il parco viene fuori dalla necessità di prendere in mano in qualche modo la situazione, di fare qualcosa a fronte di un totale deserto, perché insomma sul parco non c'è nessun tipo di intervento a meno che non viene richiesto da noi. E quando poi noi ci mettiamo insomma in collaborazione appunto anche con Anna Vincenzoni che ci ha aiutato a portare avanti la richiesta di pulizia del parco, ci mettiamo a fare delle iniziative, giustamente, per carità, legittimamente interviene la sovrintendenza a dirci però avete fatto queste iniziative, non si possono fare, non bisogna stare vicino all'acquedotto perché insomma, quindi praticamente il parco non si può usare. Allora, di fronte a l'enormità e la contraddizione di tutte queste problematiche, chiaramente noi ci siamo detti e se lo adottassimo, se provassimo a scavalcare tutte le questioni burocratiche che ci sono, tutte le difficoltà e caricarci noi di un lavoro che è comunque ingente e tra l'altro rimane comunque il problema appunto dei casi umani che abitano il parco che sicuramente non siamo in grado di affrontare come genitori, come singoli cittadini e su cui chiaramente avremo bisogno dell'aiuto del municipio e tra l'altro vorremmo capire se c'è margine di intervento insomma in qualche modo per aiutarli. C'è proprio una situazione anche in questo momento francamente anche pericolosa per i bambini. Quindi mi sono dilungata fin troppo, però ecco, vorrei sapere appunto, le domande sono se ci sono degli interventi programmati ogni quanto, chi li richiede, chi se ne occupa, se il municipio ci può aiutare a capire questa cosa
Carlo Felice, qual era la storia di Carlo Felice con la sovrintendenza? Grazie. Perfetto, ottima sintesi. E Nicola e poi Michele, mi pare, giusto? Non ci saranno al momento altre prenotazioni. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Ma molto brevemente, insieme a tutti gli altri temi che sono già tanti, soltanto così una speranza che è quella di riuscire, mi sembra che in tutte queste difficoltà che ci sono per i nostri parchi, che in effetti in buona parte sono chiusi, quindi qualche chiaro che non è facile poi pensare a una gestione, però mi sembra in questi anni di vita all'Esquilino che le energie poi della cittadinanza e le possibilità di iniziative che ci sono state sono tante, e pensare a una gestione di questi spazi senza queste mi sembra che possa essere importante riuscire a convogliare questa forza di organizzazione di eventi, di momenti di partecipazione, di divertimento, di formazione, di quello che sia, all'interno delle giornate dei nostri parchi. E quindi, come poi sembrava anche nel progetto di Piazza Vittorio, che vabbè, ne parliamo come punto centrale, ci siano anche degli spazi dedicati a questo, nel senso che poi nell'esperienza di organizzare piccole manifestazioni, la presenza di spazi che fungano da punto di organizzazione, di materiali, di possibilità di tenere materiali, di possibilità di avere in questo modo un grosso aiuto a organizzare piccoli eventi, fosse molto importante. L'architetto Cocco aveva parlato di questa possibilità di avere dei piccoli spazi per le associazioni all'interno di Piazza Vittorio che fungessero da grande aiuto per portare a organizzare degli eventi e questo insomma mi sembrerebbe uno degli aspetti belli, importanti per pensare di poter dare vita a questi spazi bellissimi, e insieme agli spazi che basterebbero anche piccoli sarebbero già dei grandi aiuti, la necessità di un rispetto, nel senso di un'apertura, nel senso che fatalmente uno dei problemi dell'associazionismo è anche che ha moltissime facce, ha moltissime voci diverse che possono essere non in armonia tra loro, però la possibilità è di parlare tutti, quindi che questi spazi, che queste possibilità di organizzare o fare qualche cosa nella pubblica piazza siano aperti un po' a tutti e quindi inclusivi, chiaramente rispettando dei principi generali che non siano, comunque sia, che siano sufficientemente aperti. Questo volevo mettere come piccolo spunto. Diciamo sì, si interpreta bene, anche aperti intergenerazionalmente, insomma, quindi aperti alla prima, alla seconda e alla terza età, insomma. Sì, a tutti, nella convinzione che questa organizzazione per i singoli gruppi non è facile portare una tale abbondanza di appuntamenti, e l'importante è proprio che ce ne siano tanti per dare un'impronta di vita a un luogo. Quindi è importante che ci siano tutti, che tutti i soggetti diano la loro parte per creare una specie di panorama, di paesaggio che sia ricco. Oggi ci sono loro, oggi ci sono loro che mi portano della musica del Salento, oggi ci sono gli anziani che fanno il torneo di bocce, per dire, oggi ci sono questa molteplicità, sarebbe importante che fosse tutta riconosciuta. Se io mi sforzo, faccio un evento che magari è molto bello, ma che dura magari 5 giorni, poi nella
situazione della piazza incide fino a un certo punto. Per quanto io magari mi sia sforzato, mi sia fatto in quattro, sia venuto bene, però è una goccia nell'oceano. Invece se tutti hanno la possibilità di fare... insomma, e sì, chiaramente una figura anche di coordinamento in questo, capisco che non è facile, però sarebbe molto preziosa di avere quel piccolo spazio che poi diventa un'articolazione di armonica in cui si fa un calendario, chiamiamolo un palinsesto, sarebbe bello pensarlo così, come uno spazio, come... Poi non è che inventiamo niente, in altre realtà i parchi possono essere, sono diventati delle piccoli luoghi di vita, di piccoli spettacoli o comunque di attrazione per un pomeriggio, per di aggregazione, di vita. Va bene, ok, grazie del contributo. Michele... e poi Alberto e poi Alessandro. Sì, dunque io mi riallaccio agli ultimi due interventi innanzitutto e poi avevo altre due domande secche, ovvero 2 anni fa c'era stato il cinema, insomma in vari anni c'è stato il cinema in piazza, però ho notato che se non sbaglio 2 anni fa la cosa era abbastanza inaccettabile perché c'era un secondo spettacolo che andava avanti fino all'1:30, quindi per 3 mesi praticamente si doveva tenere le finestre chiuse, tutti quelli che affacciavano sulla piazza, perché sicuramente c'era il bordereau, il rimborso, non so, da parte dello Stato perché si eroga un servizio culturale, ma poi se io mi affacciavo sulla piazza che dovevo stare barricato in casa per riuscire a studiare o a vedermi un film in casa, per non sentire tra l'altro gli effetti speciali, esplosioni, urla, imbecillità varie di un'offerta tra l'altro mediocre, ti affacciavi e vedevi una persona, quindi tutto questo disturbo e avevo cercato di esprimerlo. L'anno successivo per fortuna non c'è stato il secondo spettacolo, quindi insomma da questo punto di vista meglio, però molto meglio sarebbe, come diceva giustamente Nicola, creare un coordinamento per offrire un palinsesto più ricco, perché la musica, per esempio, l'orchestra di Piazza Vittorio, tutti conoscono l'orchestra di Piazza Vittorio, ma quando l'abbiamo sentita a Piazza Vittorio suonare, boh, l'ultima volta, esiste la scatola sonora a Via Ferruccio e, diciamo, di persone che cercano uno spazio per suonare e che possono essere anche pagate, magari per questo ce ne sarebbero tante in Italia. Tra l'altro la scatola sonora fa cose di musica barocca che è difficile anche ascoltare rispetto a altri tipi di musica, molto belle. E, altra cosa, la questione, diciamo, di Via Statilia. Quello che ho notato è che mi si è riconfermato adesso nel post-Covid. C'è vita dove ci sono attività di somministrazione, dove ci sono tavolini e posti dove sedersi, dove bere qualcosa per parlare, quindi sia Piazza Pepe, ovviamente magari è difficile mettere un bar o un'attività in mezzo accanto alle rovine eccetera, però esiste già un bar lì accanto, se gli si desse la possibilità di mettere i tavolini vicino a dove c'è il rude, insomma, l'acquedotto, di modo che la gente siede lì e loro fanno spoletta, portano da bere eccetera, magari il degrado dovuto all'abbandono si eviterebbe. Idem credo per Via Statilia, cioè la chiave secondo me è non dico solo quella, perché magari quello che Ofelia sottolineava, che c'è una passività da parte del comune che gestisce, anche quello va affrontato, però il dato secondo me banale è un po' che se io sono entrato per la prima volta neanche un mese fa, ci passavo sempre accanto, è bellissimo lo spazio, però le uniche persone che erano lì dentro sembravano delle diciamo persone del Bangladesh, ma anche diciamo innocue probabilmente, però che stavano lì così buttati un pochino senza fare nulla di male, eh? Però non c'era nessuno diciamo del quartiere a viverla, a portarci i bambini, lo spazio è molto bello, mi sono fermato a fare foto, insomma non è degradato, sporco eccetera, però non è vissuto. E poi queste due domande, sia all'assessora sia a chi avesse, diciamo,
una risposta come Fabio, magari. Quel prefabbricato che sta in mezzo a Piazza Dante, cosa hanno detto quelli dei servizi? Lo devono cos'è innanzitutto? Che ci sta a fare ancora lì in mezzo, perché non lo smontano? E poi una mia perplessità, ovvero la recinzione intorno ai trofei di Mario, perché non è stata fatta sul lato tra la Porta Magica e i trofei di Mario ancora, che la piazza è quasi finita? La vogliono lasciare, diciamo, aperta su quel lato, ma a sto punto non ha senso averla rifatta o lasciata su tutto l'altro lato. Questa, insomma, è una mia curiosità più peregrina, così. Ecco. Speriamo che questa curiosità pure possa essere soddisfatta. Quindi Alberto e poi Alessandro. Alberto? Eccoci. Devo accendere il microfono. Sente? Sì, ti sentiamo. Dicevo che anzitutto mi compiaccio con me stesso, perché pochi giorni fa ho parlato dei parchi di Piazza Vittorio, dei parchi dell'Esquilino, in una riunione del primo municipio del PD, e feci notare che forse era il caso che la sezione Esquilino ne parlasse con maggiore attenzione, quindi mi fa piacere vedere questa cosa qua. Dopodiché, una precisazione per Anna. Anna, tu non puoi saperlo, ma storicamente la sezione Ferrovieri ha sempre coinciso con la sezione Esquilino. Eravamo proprio nella stessa sede, come questo è logico, perché la stazione Termini è Esquilino, quindi era logico che la sezione Ferrovieri stesse dentro, stava fisicamente dentro la sezione Esquilino. Quindi c'è un rapporto inevitabile, ma perché non possiamo parlare di Esquilino se non parliamo di Termini? Non è possibile. Così come non possiamo affrontare il tema centrale, ne abbiamo parlato ieri sera in un'altra riunione di un gruppo di lavoro del PD del primo municipio, quello sulla residenzialità, non possiamo parlare di residenzialità all'Esquilino, ma anche al Castro Pretorio, a Monte Arcerio, senza parlare dei parchi. L'Esquilino, tra i suoi elementi di fascino, ha avuto sempre anche la presenza dei parchi. L'Esquilino era l'unico posto del centro in cui c'erano giardini come Piazza Vittorio, come Piazza Dante, ma soprattutto come Colle Oppio, ma anche come Via Statelia. E nell'emergenza sociale precipitata sull'Esquilino, collegata alla presenza della stazione Termini, non c'è dubbio che la gestione dei parchi diventa un elemento fondamentale nell'avvio di una nuova gestione del rione. Quindi a questo punto vorrei rivolgermi a Emma. Emma, l'esperienza del Comitato Piazza Vittorio Partecipata è estremamente importante, perché quel comitato ha avuto successo, ma quel successo, per come stanno andando le cose, sta mostrando la corda delle iniziative basate sui comitati di cittadini. Quando un comitato è disgiunto da una visione politica più ampia che solo un partito può dare, inevitabilmente la tensione si scioglie, l'interesse si ammoscia e tutto finisce in nulla. Le iniziative di questa portata vanno gestite insieme ai partiti. Noi oggi stiamo studiando, noi stiamo a scuola, perché noi dobbiamo adesso reimparare a come fare politica. E il PD Esquilino, al quale io peraltro non sono ancora iscritto, il PD Esquilino, e sì, me ne sono scordato, il PD Esquilino sta dando in questo senso una risposta. Ci stiamo provando. Questo è un modo parziale, è un modo elitario, perché si rivolge solo a una fascia di popolazione. Ma intanto è un inizio, poi dovremo trovare altre forme,
dovremmo trovare altri modi, perché dovremmo coinvolgere molta più gente. Perché il punto è sempre quello. La gestione dei parchi è legata in un nodo inestricabile con la questione della residenzialità. Se a Piazza Vittorio ci sta la gente va nel parco, nel giardino Callipari o nel giardino di Piazza Dante. Se nei giardini ci sta la gente, il degrado non c'è, perché c'è la gente. Il problema del degrado e del controllo sono legati all'assenza della gente. In questo caso nostro particolare, questo crea un problema difficile. L'assenza della gente è causa da una parte, ma anche effetto della occupazione di questi spazi di una fascia di persone che non sanno dove andare e quindi vanno nel parco. È un problema complesso. Non c'è dubbio che l'esquilino è un problema complesso. Non c'è dubbio. L'esquilino è un problema complesso, ma per questo un partito come il PD si deve impegnare a trovare la soluzione al problema complesso. Circa il giardino di Piazza Pepe, io ho una domanda specifica, Anna. Nell'area di Piazza Pepe, dopo gli archi dell'acquedotto, guardando dall'Ambra Iovinelli, ci sta ancora il deposito della monnezza del mercato. Se noi vogliamo affrontare il discorso del giardino di Piazza Pepe, e noi la monnezza del mercato da qualche parte dobbiamo, o vogliamo fare un parco che finisce agli archi e subito dopo comincia la monnezza? Non lo so, mi sembra non solum sed etiam. Il problema della sosta non risolto per l'errore nella costruzione del garage che ha la porta troppo bassa è stato risolto parcheggiando i camion in via Giolitti. Quindi, durante l'orario di apertura del mercato, c'è un passaggio ininterrotto da via Giolitti al mercato, esattamente dentro il parco. Questi problemi sono stati affrontati, perché se no fare un parco che poi è un miavai di bengalesi col carrello è un'operazione che vale la pena di lasciar perdere. Voglio concludere con una richiesta molto specifica, però Anna mi deve garantire che sorriderà su questo. Quando noi lasciammo l'attuale sede del mercato alimentari, la ex Pepe, Francesco, digli che richiami, la ex Pepe, nella caserma occupata c'era anche un teatro. Questo teatro era importantissimo perché proprio il vecchio Partito Comunista, che aveva occupato quello che era la sede del dopolavoro della centrale, lo metteva a disposizione dei quanti giovani volessero avere un teatro a disposizione. Non lo ricordo per nostalgia, lo ricordo perché quando l'amministrazione comunale chiese allora al PD, non al PD, allora si chiama PDS, al PDS, a Rifondazione Comunista, di lasciare i locali per fare il mercato, noi li lasciammo, ma chiedendo uno spazio alternativo. Questi spazi alternativi che sono stati dati a noi, poi il comune se li ha ripresi, ma lo spazio alternativo al teatro non è mai stato dato. E questo chiedo ufficialmente all'amministrazione di ricordarlo, perché noi abbiamo in piedi la questione Apollo. Ed è una cosa di cui bisogna ricordarsi. Uno spazio per che chi vuole abbia uno spazio per avere, che abbia un palcoscenico, poi per farci quello che gli viene in mente. Questo è il punto. Noi dobbiamo sapere, essere consapevoli che stiamo sperimentando un nuovo modo di amministrare e lo stiamo facendo affrontando un problema di una complessità enorme.
Ecco perché c'è bisogno dell'impegno di tutti e c'è bisogno, cara Emma, di un impegno che coinvolga i partiti, tutti i partiti, per l'amore di Dio, non ha importanza, tutti i partiti, ma ci vuole l'impegno globale, corale, collettivo, perché purtroppo l'intervento dei comitati ha mostrato un po' la corda, non c'è dubbio, e dobbiamo andare avanti. Impariamo ad andare avanti. Grazie. Grazie Alberto. Alessandro. Sì, eccomi. Buonasera, grazie dell'opportunità. Io sono un cittadino del Rione, conosco Giorgio e volevo chiedere all'assessore semplicemente questo. In questa, diciamo, situazione piuttosto complessa da un punto di vista amministrativo, burocratico, per tutti i parchi, volevo sapere se era possibile a livello circoscrizionale iniziare con delle azioni, diciamo, prime azioni, per esempio, a livello di comunicazione, mettendo, non so, anche in modo carino, spiritoso, ma in più lingue, per esempio a Piazza Vittorio, intorno a Piazza Vittorio, diciamo, avvertire un po' i cittadini, la partecipazione attiva, chiunque sia, per esempio in inglese, in italiano, in inglese, in spagnolo, in qualche altra lingua, di fare attenzione, di dire che il giardino è di tutti, di tenere pulito, insomma, fare qualche, intanto iniziando con qualche piccola, diciamo, azione che sia tangibile, credo questo anche nell'interesse della circoscrizione, per far vedere che ci sia anche a tutta la cittadinanza intanto una presenza e che coinvolga in qualche modo la cittadinanza a partecipare di più. Seconda cosa, se in ambito della con l'assessore alle politiche scolastiche è anche possibile estendere, insomma, un'idea di compartecipazione e di a livello scolastico, io penso più alla primaria, alla scuola primaria, per esempio, alle scuole primarie del Rione, di come dire, sensibilizzazione da un punto di vista di gestione ambientale, cioè far sì che qualcuno vada, possono essere dei genitori, possono essere, so che questo è un po' più complesso, però per la prima, diciamo, idea molto semplice, qualcosa che sensibilizzi può essere, a mio avviso, intanto un primo passo, punto di partenza. Grazie. Sì. Grazie, se prendevo appunti, quindi ho fatto in ritardo. Allora, Alberto in questo momento ci ha lasciato per una risposta telefonata, ma voglio dire a tu subito che se Emma vuole replicare, non adesso perché Alberto non ci sta, insomma, ha visto che è stata chiamata in casa direttamente e, diciamo, penso che sia giusto e quindi farlo. Però, insomma, no, vabbè, velocissima. Però non ci sta Alberto. Ah, ci sta Alberto. No, no, io non ci sta perché stai nella telefonata. Vabbè, non fa niente, ve lo dico a voi, visto che siamo stati pubblicamente un po' tutti, perché poi non sono io l'unica rappresentante di realtà associative o di comitato che si muovono nel territorio. No, io proprio banalmente volevo dire che a me pare che le uniche cose buone che sono venute in questi anni, sinceramente, sono venute proprio dalle esperienze di partecipazione, pur con tutti i limiti del caso, naturalmente, perché si parla a volte di esperienze legate a specifici progetti, ma insomma, direi che tutto ciò che si muove viene da qui. I partiti mi risulta che esistano, no? Esistevano anche prima, hanno amministrato, amministrano, quindi chi gli leva l'onere di intervenire? Si poteva intervenire meglio durante la Giunta Marino, fare l'opposizione meglio durante la Giunta Raggi, cioè, non capisco. Se poi il PD ritrovasse un modo diverso di governare e di amministrare, la prima ad esserne lieta sono io, però mi pare che la storia degli ultimi anni ci dice che i passi avanti li fanno le forme, pur appunto imperfette, di partecipazione civica, e che difficilmente questa spinta viene raccolta, sistematizzata e anche adeguatamente coperta dal punto di vista amministrativo da chi poi ci governa. I 5 Stelle è una tragedia, è proprio una tragedia senza limiti, specialmente a Roma, però francamente pure il PD ha avuto occasioni e avrebbe ancora occasioni per fare ben di più e ben di meglio, quindi tutto qua.
Ok, quindi no, la prendiamo chiaramente come, cioè se tutto andasse bene, insomma, non avremmo manco organizzato un incontro di questo genere. Il senso, penso, insomma, di quello che diceva Alberto era di un carico, diciamo, di aspettative nobili in qualche maniera sul soggetto politico, che chiaramente, mentre il comitato per definizione, cioè diciamo per definizione del dizionario, c'ha quella, diciamo, esiste per quella campagna, per quella causa, per quell'obiettivo, in teoria, ma lo dico appunto come diciamo da manuale di scienza politica, il partito è un soggetto che dovrebbe pensare all'interesse generale, quindi questo più altre cose. Insomma, era, anche i comitati, quelli seri, si muovono per l'interesse generale, scusa. No, che okay, sì, ok, no. Contemporanea, no. Cioè contemperando tutte le esigenze. Non, ma è comunque, questo il luogo. Sì, sì, è un'altra discussione, però ci tenevo che ci fosse questa precisazione. Allora, assessora, qua ci stanno un sacco di, mi pare, le domande puntuali su Via Statiglia, le domande su Piazza Pepe, sollecitazioni. A te la parola. E... Va bene, grazie. Guarda, io comincio dall'ultima delle questioni che in verità ha già toccato Emma, perché io credo che insomma non vada presa così alla leggera. In che senso? Io ho una delega che non esiste, è la delega al verde condiviso, cioè anche ai rapporti con i comitati e alle associazioni sostanzialmente. A pensare che un comitato sia un tutt'uno con un partito, cioè proprio un'aberrazione in termini, secondo me. Il comitato ha una funzione che può essere anche che nasce e muore per un singolo progetto, ma ha una propria autonomia. Nella propria autonomia deve avere l'opportunità di interloquire e di confrontarsi con l'amministrazione. Interloquire volendo e confrontarsi con i partiti, ma non necessariamente, insomma, nel senso che comunque sono un doppio binario, non può essere un tutt'uno, anche perché se no, a mio avviso, si rischia, come a volte accade, che poi le singole sezioni, non parlo dello specifico, non parlo in assoluto di una in particolare, si trasformino in verità in comitati e in associazioni, e diciamo è proprio sbagliato, secondo me, come presupposto. Diciamo, per rispondere un po' alle domande di tutti, effettivamente diciamo la mia premessa è stata veloce per via dei tempi, ma secondo me andrebbe approfondita anche oltre il gruppo di lavoro ambiente che si è formato all'interno del PD. Perché dico questo? Perché nella velocità probabilmente di spiegare una situazione che comunque è complessa, giustamente Ofelia dice: scusa, ma io non ho capito, io posso adottare, non posso adottare, eccetera. E no, scusate, quando qualcuno scrive non vedo perché sto su un cellulare, per cui se magari qualcuno mi dice cosa mi ha scritto, perché mi compare per un attimo, anche prima Fabio ha scritto e non mi è comparso, non sono riuscito a leggere. E, dicevo, quello del tema del verde, ma come tutti i temi romani, i temi per eccellenza, che poi alla fine sono verde, rifiuti, mobilità, no? Prima di tutto sono complessi e devono essere spiegati, diciamo, in un ambito temporale più ampio. Parto un po' da Ofelia, no? Dice, Ofelia chiedeva, ma c'è una periodicità di interventi? Possiamo anche noi adottare, in via del tutto ipotetica ovviamente, perché ancora sono in fase di discussione, Via Statiglia? Allora no, non c'è nessuna periodicità di interventi. Per quale motivo? Perché il Comune di Roma avanza e va avanti, diciamo, prosegue un cammino ormai da anni solamente con piccoli appalti ponte, si chiamano, cioè appalti a 250.000 euro per un'intera città. Il primo municipio, se parliamo solo del primo municipio, ha un'estensione verde pari a 1.800.000 metri quadri, e questa dovrebbe essere curata e vezzeggiata da 8 persone. Cioè il servizio giardini comunale sul primo municipio è formato da 8 persone, per cui si capisce soli che è un'impresa impossibile, insomma, cioè, 8 persone riescano a anche il minimo, diciamo, pulire, anche il minimo sistemare il prato,
su un'estensione così importante. Per cui in verità quello che diceva appunto Ophelia prima, e che poi insomma ritorna un po' come ragionamento, è che in verità si agisce un po' su chiamata, nel senso che Ophelia chiama Anna dice al servizio giardino attenzione perché inizia la scuola, ed è un sistema, se ci pensate, folle, anche perché in una situazione di non decentramento del verde sta nell'empatia che si può creare tra il singolo assessore e il singolo responsabile del servizio giardini, in una situazione nella quale l'assessore capitolino potrebbe dire benissimo voi non parlate più con quel municipio, come è accaduto, per carità di Dio, ci hanno buttato fuori per oltre un anno dal coordinamento di AMA, dal tavolo di coordinamento di AMA, perché non è dello stesso schieramento politico nostro. Per cui pensare a una periodicità fotografata ad oggi è impossibile, cioè non esiste la periodicità, non c'è. E può adottare Ophelia, sì, io forse ho creato confusione in questo senso, chiunque, qualsiasi persona, qualsiasi comitato, qualsiasi associazione può decidere di adottare un'area verde all'interno del Comune di Roma. Il discorso che facevo io di differenza, che io trovo pazzesca, è che se invece la richiesta parte da un municipio, il passaggio può essere lunghissimo o può essere anche negato, insomma non è così scontato che ci sia. Io abito all'interno della riserva di Monte Mario, abbiamo chiesto di adottare un tratto della Francigena dove la regione aveva messo un'area sportiva, e ci è stato negato perché c'è un doppio vincolo della capitolina statale, con il risultato che quest'area bellissima inaugurata 4 anni fa praticamente non esiste più. Per quanto invece riguarda, diciamo, la figura che diceva Emma, no, di una sorta di soggetto che possa essere un punto di riferimento, e parlo di Piazza Vittorio, no? Una figura comunque responsabile del procedimento. Sì, diciamo, io la vedo anche come una figura istituzionale, politica, che tenga il filo di questo ragionamento anche futuro. Io credo che sia è stato proprio il grande punto debole di Piazza Vittorio, uno dei grandi punti debole, perché attualmente Piazza Vittorio, il progetto e l'esecuzione dei lavori non sono seguiti dall'assessorato competente, che sarebbe l'assessorato ambiente, ma sono seguiti dal Dipartimento Lavori Pubblici, per cui dal SIMU. Insomma, si è capito anche nei ragionamenti fatti durante le riunioni, i ragionamenti fatti al telefono, che poi in maniera, secondo me, anche, insomma, vogliamo dire bizzarra, per non dire superficiale, l'assessore del SIMU dice vabbè, ma intanto io una volta che ho finito i lavori ho chiuso, riconsegno, e chi si è visto, no? Che non è un ragionamento di squadra, è ovvio. Però questo comporta che poi ci sia una tale sovrapposizione di competenze del prima e del dopo, e una tale incertezza sul dopo, che pesa su tutto quanto il giardino, cioè peserà inevitabilmente. Quando per esempio Alessandro dice i cartelli, ma certo è quello, diciamo, che l'unico dato certo, perché poi, cioè, è uno dei pochi dati certi su questo giardino, è che ci saranno dei cartelli multilingue. Quando Alessandro dice la difficoltà, può essere difficile portare i bambini nel giardino e spiegare eccetera, io non lo credo difficile. Noi domani firmiamo un protocollo con l'Associazione degli Architetti Paesaggisti del Centro Italia, che tra le altre cose, oltre, diciamo, accompagnare noi e chi sarà dopo di noi in percorsi di per la realizzazione, per, diciamo, rendere più belli i parchi, hanno anche una funzione pedagogica, vogliamo dire, comunque di avvicinamento maggiore, che poi secondo me ancora dopo questa fase Covid abbiamo tutti noi maturato ancora di più, no? Questa sensibilità per quello, per l'ambiente, per il verde, l'esigenza di stare all'aria aperta, è un posto bello, eccetera. Per cui Alessandro assolutamente sì. Questione di Piazza Dante, in verità
non è che è morta qualche anno fa, e invece a un certo punto è uscito fuori questo che io purtroppo sono negata per i cognomi, Fabio mi potrà aiutare, si chiama Enrico, che sarebbe il numero due dei servizi, che è sempre lui poi alla fine che è, e che ha comunque ha partecipato a una riunione che si è tenuta dentro la di Donato, ha preso dei determinati impegni, poi per carità ha preso degli impegni anche temporali che non vediamo, non rispettati, no? Il gabbiotto che si continua a vedere al centro della piazza, che è l'area cantiere, il giardino mezzo chiuso, l'aiuto, vado oltre l'aiuto per quanto riguarda il problema della mobilità, ha preso degli impegni, ma come li ha presi poi, diciamo, c'è maggiore difficoltà da dopo l'estate a riuscire a interloquire anche con quello che era, diciamo, il mio referente telefonico. Però questo non toglie che è giustissima la cosa che se c'è stato un lavoro di partecipazione condiviso da varie dalle varie stratificazioni che insistono su Piazza Dante e condiviso con la cittadinanza, ben venga, che cioè solamente non può morire lì, perché vorrebbe dire proprio, cioè, far naufragare l'impegno di tanti. Piazza Pepe, chiedeva Alberto la questione piazzolama, diciamo, che è funzionale al mercato. Allora, il compattatore AMA funzionale al mercato, che è obiettivamente uno scempio. Allora, la questione del passaggio di Piazza Pepe è stata anche molto faticosa, perché a un certo punto è uscito fuori che addirittura mancava un pezzo di giardino, cioè un pezzo di giardino era andato a finire, era diventato un tutt'uno con il deposito e con il parcheggio delle macchine. Il compattatore AMA, così come la cabina elettrica che affaccia proprio sulla piazza, sono i due elementi che vengono tolti. Per cui Acea toglierà il lavoro che verrà effettuato da Acea di abbattimento, ovviamente col municipio, di abbattimento della cabina, e nello stesso tempo l'accordo con AMA è quello di spostare inevitabilmente quella piazzola, perché diversamente, insomma, cioè abbiamo investito circa 200.000 euro per avere appunto un giardino, insomma, come posso dire, a metà. Aiutatemi se mi sto dimenticando qualcosa. I trofei, sì. Per quanto riguarda la cancellata, ma, come esempio, Anna, ma quindi dove lo sposta AMA il compattatore? Guarda, l'idea è quella che lo sposta, se tu vedi, hai il mercato sulla sinistra ed hai il compattatore proprio di fronte, no? Parliamo di via Turati, per sì. Cui alla fine il giardino. Oltre quell'area c'è uno spiazzo molto, molto grande, che poi va a finire, teoricamente, c'è un cancello che va a finire su via Giolitti. Lì lo sposta sicuramente, però stanno cercando comunque anche altre alternative. Quello spazio è occupato, Anna. È occupato da qualche cosa che non si sa cosa sia. E c'è un buco in quello spazio. No, capito. Quello spazio ci sono delle. È alle spalle della, tra l'attuale compattatore e via Giolitti. C'è uno spazio, è lo spazio creato dal vuoto creato dalla discesa al garage. Sì, esatto. La discesa al garage ha un muro, al lato del muro è lo spazio che dici tu, ci sono delle costruzioni dentro, non è vuoto. Okay, ci però sono costruzioni. No, forse là, Alberto, non parliamo allo stesso. Intanto prendiamo atto di questo impegno dell'AMA, sia con AMA che con Stefano Eserio, per cui forse non parliamo allo stesso luogo, perché visivamente l'abbiamo visto tutti, insomma. C'è un impegno a spostare il compattatore. Beh, intanto certo, prendiamo atto di questa, cioè, ma qua, scusami, potrebbe... posso dire, Giorgio, ma cioè, la follia è stato mettere il compattatore lì, cioè non è che è stato, cioè, l'impegno a spostarlo, perché metto il compattatore, cioè gli metto addirittura la tettoia, cioè, ma è una cosa che, cioè, ma, cioè, è non imbarazzante, 100 volte di più quella situazione. Ma una perché storia. Non è pensabile, ma non è pensabile che tu davanti a un mercato e a 3 metri da un giardino, lascia perdere che era chiuso, era aperto, quello che ti pare, cioè non utilizzato, ma non si può, ma io una cosa del genere non ho mai visto in vita mia, mai. Cioè meglio niente che la gente va lì e butta i sacchi, perché facciamo prima. È proprio stato l'errore all'origine, quello è stato proprio un errore grande come una casa. E invece rispondo anche per i trofei.
In verità, ecco, secondo me, diciamo, una delle ultime, anzi forse l'ultima no, perché fu abbastanza accesa come riunione con Stefania Seri, siamo state tipo 6 ore dentro il SIMU, ma forse la riunione precedente c'era stato un impegno a fare da parte dell'assessorato capitolino. Pure 7, Anna, dentro il SIMU. Prego? Dico pure 7 ore. Sì, siamo stati, sì, abbiamo fermati, praticamente non uscivamo più. C'è stato un impegno da parte dell'assessorato capitolino a presentare, diciamo, ai residenti quello che era lo stato dei lavori, quello che era, diciamo, la fase della progettazione, eccetera. Questo perché? Perché sarebbe stato un passaggio giusto che poi alla fine non è stato fatto. Vabbè, insomma, questo devo dire, indipendentemente l'avrebbero potuto fare adesso a giugno, a luglio, insomma, c'è sempre tempo per rimediare, perché ovviamente poi ci sono, no, i vari dubbi che vengono legittimamente guardando un cantiere dall'alto, per esempio per quanto riguarda in particolare la parte dei trofei, quella rimane chiusa con una cancellata, attualmente veniva aperta, scusate, sto sparendo, mi si è spento il cellulare. Oops. Scusate, ma mi è sparita la linea. Però ti sentiamo. Anna, noi ti sentiamo però. No, adesso non la sentiamo più. Sì, quindi vabbè. Vabbè, diamogli il tempo di riconnettersi. Stefania, quindi pure tu, insomma, sei stata... Posso dire sì, sì, assolutamente sì, pure io sono stata, diciamo, soprattutto su queste cose, siamo andati alle riunioni. Non precisare sul compattatore, perché c'è una storia, non è un caso che sta lì. Mi fai parlare? No, aspetta, però cioè, Fabio, hai chiesto un secondo la parola, Fabio? No, volevo solo dire due cose. Una, vabbè, non so che cos'è questa costruzione che c'è qui dentro. Hanno sostituito le casette con delle nuove casette del cantiere di chi dovrà smontare la piazza. In effetti hanno portato via tantissimi tir del vecchio cantiere, quindi non so rispondere alla domanda di Michele. Però l'altra cosa che volevo dire è sul fatto che le associazioni, cioè l'iniziativa dal basso, come quelle che noi abbiamo preso su Piazza Dante, l'assemblea a cui si riferiva prima Anna, che abbiamo organizzato lo scorso anno, il nome era Enrico Savio, quello dei servizi segreti che partecipò, hanno avuto, diciamo, un ascolto finché i giornali ci hanno dato attenzione. Dopodiché la Presidenza del Consiglio, noi l'ultima lettera l'abbiamo scritta il 22 febbraio di quest'anno chiedendo spiegazioni, ma non abbiamo mai avuto risposta, cioè la nuova politica dovrebbe, come dire, trovare anche un canale di ascolto in qualche tipo, non è che possiamo convocare giornalisti su Zoom, però voglio dire, l'unica cosa che funzionava per le associazioni è quando metti in mezzo dei politici e cerchi di fargli prendere un impegno pubblico, il resto non ha mai funzionato nulla, a cominciare dalla storia dei parcheggi, che tutti ci criticano per questo, però noi abbiamo perso 150 parcheggi qui in questa parte del rione, ed è morta così, quindi insomma ci arrangiamo ormai con altri mezzi, però insomma è importante sottolineare che senza la presenza di una risonanza pubblica nessuno ci ascolta, insomma non c'è niente da fare. Questa è la tua esperienza, insomma. Sì. Anna, mi sa che è collassato proprio il cellulare, non la risento più, quindi non saprei che dire. Aspettiamo ancora un attimo, ovviamente, perché insomma, se no non sono ancora le 8. Io sto sempre qua. Aspetta. Alberto, ok, dimmi. Il compattatore doveva andare nei sotterranei della Sani. Quando fu eseguito il progetto, si scoprì che il compattatore non ne passava per la porta dell'attuale garage. È per questo motivo che fu piazzato là, non per altro. Ci fu un errore di progettazione, chiamiamolo così, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un pezzo di città in cui una strada, la via Filippo Turati, è diventata il parcheggio di un albergo. Questo è successo lì,
Ma ce lo siamo dimenticati, ve lo siete dimenticati tutti, o non c'eravate o dormivate. Il tratto di via Turati che va da via Mamiani fino a piazza Pepe è stato occupato dall'albergo, non era in nessun progetto, non c'è mai stato, è successo e nessuno sa come. E il Grimardello è stato il compattatore che non è potuto entrare nella sua sede ed è stato piazzato lì. Dal compattatore, essendosi ristretta la strada, via Turati se l'è presa l'albergo. Ma vogliamo scherzare? Oh, mica veniamo dalla luna, eh? Emma, io non sono contro i comitati. Emma ci ha salutato, Alberto. I comitati nel frattempo io ho chiamato Anna Vincenzoni, ma... I comitati se devono raccordare. Se pensano che fa da soli, fanno danno. E infatti Piazza Vittorio sta chiusa dopo 3 anni. Lo vogliamo dire o no? O lo devo dire solo io? È colpa dell'amministrazione. E chi ci ha parlato con l'amministrazione? Io o il comitato? Evidentemente il comitato non ci ha parlato bene. Non credo che... Ha parlato, ma non è che è potentissimo. Perché il comitato da solo fallisce. Scusate, dico una cosa io se posso. Ma Stefania non è ancora intervenuta, diciamo, aspetta Alberto, Stefania nell'attesa che speriamo si riconnetta, ci saluti. Sì, sì, io non volevo intervenire perché c'era Anna che stava parlando, quindi no, cioè, avrebbe detto quello che dicevo io, per questo non intervenivo, però visto che Anna purtroppo si è disconnessa, intanto che si riconnette, speriamo che si riesca a riconnettere, vi dico 2 cose rispetto anche a questa cosa che ha detto. Cioè, i lavori di Piazza Vittorio sono stati, come ha detto in maniera molto chiara Anna poi, cioè sono stati seguiti all'interno di questo tavolo con una presenza mia e di Anna fisica al tavolo, con una gran fatica perché questo tavolo non andava da nessuna parte, con dei ritardi pazzeschi perché ogni volta gli uffici del comune si prendevano degli impegni che avrebbero portato a termine entro la prossima riunione e che sistematicamente questi impegni non erano portati a termine. Quindi diciamo il lavoro del comitato per quanto riguarda la parte, diciamo, da questa parte qua non è che l'ha seguito, cioè non è che il comitato stava a quel tavolo ci stavano gli enti del comune, quindi le varie associazioni, i vari dipartimenti del comune e il municipio, perché ci siamo infilati noi, attenzione, non perché siamo stati gentilmente invitati o perché qualcuno ci ha voluto dare la parola, semplicemente perché noi abbiamo, abbiamo bussato e ci siamo presentati alla festa, ecco, ve la dico proprio così brutalmente, e abbiamo non solo il problema, la cosa delicata in questo momento dell'apertura della piazza, su cui insomma io e Anna stiamo insomma abbastanza facendo casino, è il fatto che Anna l'ha detto, insomma, non è stato fatto ancora il bando per l'assegnazione della casina Liberty. Quindi il rischio è che appunto si apra in una situazione di non presidio e questo potrebbe essere tragico da questo punto di vista. Quindi questo solo per, diciamo, per dire quello che abbiamo fatto rispetto a quella piazza. Io poi non so quali altre domande... Ma e la questione del maggior aggravio? Allora, delle pulizie? Allora, questa è un'altra questione, esatto, questa è un'altra questione, bravissimo. Scusate, ma io ovviamente, dovendo rispondere a Anna, io ho sentito le domande, ma non me le sono appuntate, quindi chiaramente aiutatemi, insomma. Lì questa è un'altra follia che se l'hanno inventate loro, cioè secondo loro bastava mezza persona, una persona e mezzo che potesse pulire. Noi abbiamo detto che questa cosa è inaccettabile per un giardino come quello di Piazza Vittorio, per l'enormità del giardino e soprattutto per il numero di persone che lo frequentino, al di là del fatto che siano persone che sporcano o che non sporcano, quando sono tante persone inevitabilmente c'è bisogno di una pulizia diversa. Quindi noi abbiamo chiesto che, come per altre situazioni, ci fosse un appalto specifico per Piazza Vittorio e che quindi fosse fatto un appalto specifico per la gestione della pulizia. Anche su questo non mi pare che il Dipartimento Ambiente abbia aperto questo appalto. Però è impensabile, cioè su questa cosa io sono molto determinata, nel senso che è impensabile che un giardino come quello possa essere pulito con una persona, una, due, ma pure 3 persone a minore aggravio, che come dice la parola stessa, sono persone che sono state tolte da alcuni lavori perché hanno delle problematiche, quindi magari non possono manco portare i sacchi della monnezza pesanti, ecco, quindi capite che stiamo parlando di una follia. Quindi queste ci sono 2 criticità enormi che il Dipartimento non sta affrontando, che purtroppo chiaramente questo Covid ha peggiorato la situazione, perché il tavolo poi ovviamente non si è più riunito, questo tavolo che si riuniva ogni
20 giorni, un mese. Quindi adesso abbiamo richiesto appunto che sia l'ultima comunicazione formale, quindi scritta, e dell'apertura a luglio, ma non si sa come potrebbe riaprire a luglio senza aver fatto questo bando. E poi, se Giorgio mi aiuti con le domande che sono rimaste insolute... Perché poi è ritornata Anna. Ah, meraviglioso. Ok, allora... Anna, quindi come hai visto un po' abbiamo... Scusa, ma è morto il cellulare? No, Anna, ho provato a rispondere io a qualcosa intanto. Sicuramente alla grande. Scusate, quindi... ma state forse in carica, è proprio morto. Ok, va bene. Allora, no, era appunto per dare un po' una chiusura, insomma, abbiamo Stefania ci ha ridetto i punti sui punti critici su Piazza Vittorio. No, su Piazza Dante quello che avevo detto io era quell'appalto Acea, volevo capire se c'erano sì, quella era l'appalto Acea per la potatura degli alberi. Ma Acea pota gli alberi, quindi mo Acea pota gli alberi. Sì. C'è un appalto di potatura degli alberi, specie quando magari interferiscono con l'illuminazione. Ok, e solo quello. Interferiscono, mi sento, gli ambientalisti mi uccidono, ma nel senso, specie quando coprono l'illuminazione pubblica. Hanno un piccolo appalto che va in supporto quando il comune non riesce, appunto, come dicevo prima, per il verde verticale abbiamo avuto l'appalto giubilare che è scomparso in 448, perché ovviamente poi nel momento in cui per anni non si interviene è un attimo che finiscono i soldi. Le ultime notizie che il nuovo appalto per le potature sarà non prima del 2021 e oltretutto posso dire tranquillamente che abbiamo fatto una denuncia a Corte Conti, una denuncia in procura, siamo state convocate sia io che Sabrina Alfonsi, c'era un appalto dell'era sempre Marino che era quello sul monitoraggio degli alberi e sul pronto intervento, ma più che altro per il monitoraggio per la verifica dello stato degli alberi. È stato diciamo utilizzato in maniera difforme, per cui insomma ovunque abbiamo visto croci e pallini sugli alberi di alto fusto, dopodiché andava tutto bene, quando cadeva l'albero si interveniva e si interveniva in maniera radicale tagliando tutti quelli vicino, per cui diciamo un uso allegro, se vogliamo dire, di improprio a dir poco, comunque di un appalto che aveva tutt'altra finalità. Ok, quindi ma dicevi quelli gli appalti, vabbè, quelli, quindi 250.000 euro, quella, cioè quello, cioè gli appalti veri sono da milioni, cioè gli appalti, gli appalti cosiddetti giubilari per diciamo sia gli alberi che per l'orizzontale erano in tutto erano 8-9 milioni di euro, cioè se noi parliamo di Roma 250.000 euro vuol dire che tu stai parlando di 15.000 euro a municipio, cioè 15.000 euro a municipio per interventi sugli alberi, ma anche per sostituire un albero, ma è niente, è niente. Certo. Cioè, invece so, su Villa Aldobrandini, che l'abbiamo un po' abbandonata, cioè che... A Villa Aldobrandini, pure l'abbiamo abbandonata, nel senso che là no, una situazione... appunto comunque riaperta, sistemata, inaugurata nel 2016 e comunque è rientrata nel vortice della mancanza di appalti, per cui non essendoci appalti nulla succede lì dentro, se non a volte addirittura non viene proprio aperta oppure viene aperta ma non l'erba alta 8 metri e qui un po' insomma devo dire che per alcune cose quello che ha detto Ophelia riguardo la lettera della sovrintendenza, perché loro fanno giocare i bambini a ridosso dei reperti, insomma, e poi dopodiché appunto hai situazioni in cui Villa Aldobrandini c'è anche all'interno una serie della sovrintendenza, diventa abbastanza surreale, triste, diciamo molto triste, per non dire quasi macabro, ecco. Ma invece l'idea di... Non si può far niente per questa situazione della Villa Aldobrandini, per trovare le soluzioni. Ma il punto non è che cioè, gli appalti, non è che sono appalti pubblicati, a meno che siano appalti finalizzati a un recupero di un'area verde o alla riqualificazione di un'area verde, eccetera. Appunto sono delle voci specifiche del bilancio, per cui quei soldi vanno per appunto Piazza Vittorio. Diversamente dovrebbe rientrare tutto in una manutenzione ordinaria che però non c'è.
per cui non è che dice, sai, puoi fare qualcosa di specifico a livello di comune. Come dicevo prima, cioè, addirittura c'è una richiesta al coordinamento Rione Monti di utilizzare 700.000 euro previsti per l'isola ambientale Monti, ma di utilizzarli per Villa Aldobrandini, proprio perché è comunque un tema molto, cioè, insomma, molto sentito, ma perché se uno ci pensa è la vera area verde di Monti, quella è proprio l'area verde. Ma invece l'idea di Michele di un chiosco a Via Statilia che potrebbe, diciamo... Guarda, io Michele lo sa perché ha partecipato l'altra volta alla riunione quella su... Io, diciamo, io credo che noi dobbiamo superare questi freni che ci hanno tenuto e ci tengono da tanti anni riguardo alla possibilità della, di un privato che abbia un chiosco che utilizzi dentro Piazza Vittorio, la casina Liberty, cioè guardare anche un po' oltre, perché se noi ci fermiamo agli scandali di i punti verde qualità e punti verde infanzia, non facciamo mai un passo in avanti, no? Cioè rimaniamo sempre chiusi in un passato che va superato, con, per carità, poi con diciamo delle assegnazioni anche di livello, no? Perché io penso, non so, non c'entra niente con Esquilino, ma penso a Villa Sciarra. Cioè Villa Sciarra aveva un chiosco e poi si scopre addirittura abusivo, perché da, però le ville, i parchi, se tu fai una gara appunto richiedendo dei requisiti di alta qualità del soggetto partecipante, ma perché dico questo? Perché se il soggetto partecipante poi deve anche a sua volta dare in cura il giardino a una ditta del verde, perché non è pensabile che si metta quello che fa il ristoratore a pulire, perché se no torniamo in un vortice per il quale non usciamo mai. Ma se tu fai una gara con dei parametri elevati, ma perché no? Io non ci trovo assolutamente nulla di male, anzi. Però poi a quel punto ci deve essere effettivamente una verifica che ci sia una costanza da parte del soggetto che vince la gara nella cura, nella manutenzione, nel benessere di quel posto. Cioè Piazza Dante pure, no? Aveva un ricorso al TAR, se non pendente, se non addirittura siamo arrivati al Consiglio di Stato perché c'era una persona che aveva vinto comunque una gara per un chiosco proprio a Piazza Dante. Cioè, non so, in Via Statilia mi sembra molto molto piccola per pensare appunto anche a un'attività commerciale, obiettivamente, perché è veramente piccolina rispetto uno spazio, ma io personalmente non ho preclusioni di questo tipo, purché ci siano, ripeto, degli standard qualitativi molto elevati. Va bene, e non so se Michele ci aveva un'altra cosa, ma se no, o forse era questa qualche osco. Sì, no. Sì, diciamo, in realtà sono diventate due, perché parlando di Via Statilia mi è venuto... Allora, si è accennato al fatto che le richieste dei privati di presa in carico sono più spedite rispetto alle altre. Quello che volevo capire, però, il bando viene attivato da una domanda, cioè basta la domanda a far attivare un bando, oppure ci deve essere a monte il comune o il municipio che mettono a bando? Perché in quel caso spetta a noi, quindi come partito, pensare a Via Statilia, cioè farlo questo bando, no? O al comune, cioè, o al comune, in questo caso ai 5 Stelle, quindi far dialogare con i 5 Stelle per questa cosa. Se ho detto una cosa, cioè, se sono un po'... No, chiarissimo, è uguale a, diciamo, alla situazione di Piazza Vittorio, no? Cioè viene messa a bando, o meglio a Piazza Vittorio ancora non c'è il bando, ma teoricamente viene messa a bando dal comune e un determinato in manufatto già esistente, oppure insomma un ipotetico chiosco, e a quel punto c'è un bando di assegnazione, cioè una gara di assegnazione. Quindi diciamo il privato che fa domanda eccetera, no, viene ignorato se non c'è un bando, no, aperto. Ma cioè, sì, assolutamente sì. Cioè ci sono situazioni, se io penso Piazza Chiarolli, cioè, c'è un chioschetto che in realtà nemmeno un chiosco, ma dentro c'è come si dice, c'è il motore per l'impianto di irrigazione eccetera, ma veramente piccolo, ma in 7 anni non, la fila di persone che l'avrebbero preso volentieri. E l'altra domanda, che era il motivo per cui mi ero segnato, è dato che abbiamo parlato, non sapevo appunto di questa cosa,
con Stefania anche per spostare il compattatore. Allora mi chiedevo, dato gli spunti che aveva dato Alberto, se quel compattatore viene spostato, si pone il problema di riaprire la circolazione su via Turati? E in quel caso mi chiedevo, quello spazio preso quello spazio preso dall'hotel Radisson, in cui non è proprio un parcheggio, però qualcuno dell'hotel ci mette la macchina, eccetera, in tutti questi anni è diventato di proprietà loro per usucapione e quindi non si può più riprendere? Quale sarebbe la situazione adesso? No, guarda, via Turati comunque ci sono tutte determine sempre provvisorie di interdizione al traffico, no? E è stata rifatta anche di recente, insomma. E no, non esiste il concetto di usucapione, è un'area pubblica, insomma, non è che Radisson adesso è diventato proprietario di un'area. Diciamo che per quanto riguarda, estendendo un po', riprendendo anche, qualcuno ha parlato, forse Alberto, in verità c'è sulla questione, per esempio, del parcheggio dei camion in maniera del tutto abusiva sul via Giolitti, c'è attualmente proprio in corso un'operazione su più fronti della questura, in collaborazione, devo dire, anche da parte di Salvatore, che è il presidente del mercato, eccetera, perché per esempio lì non possono stare, per cui non è che te acquisisci la proprietà di una piazza perché ci hai messo una macchina per un tot di anni, eh? Cioè, no. Ora non mi ricordo a livello di usucapione. Ma lì c'è un recinto proprio, lì c'è un recinto, è stata recintata una parte di quella che prima era via Turati, c'è proprio una cancellata e... Sì, ma c'è presente. L'ingresso pedonale. Parliamo. Però non è una recinzione che sta fatta da Radisson. È quando noi abbiamo, prima di prendere l'area, come dicevo prima di prendere l'area verde, c'è il problema che anche alle spalle c'erano tutte tutti i furgoni parcheggiati. Cioè lo spostamento della recinzione attuale e la creazione della recinzione, cioè non è che è stata fatta da Radisson, certo io non posso dire che è stata fatta al mercato, perché non lo so, non l'ho visti materialmente. Mi viene da pensare sì, perché nel momento in cui ci sono i furgoni nel mercato, cioè, va da sé, insomma, che qualcuno abbia spostato volutamente la recinzione. Comunque, ci impegniamo, insomma, questa cosa del compattatore, ci impegniamo a seguirla come sicuramente... L'ultima cosa, Anna, c'era te lo interpreto un po' io, Nicola Bollea, quando diceva gli spazi, lui ha organizzato dei giochi di bambini, dei tornei di calcio, anche a Colleoppio, prima, quindi l'idea diceva, nell'idea di fruire gli spazi, quindi va bene la panchina, va bene il chiosco, così, ma magari uno spazio per i bambini che giocano a pallone, e a quel punto i segnalini per le porte, cioè le porte, i segnalini, qualche insomma accessorio di questa tipo qua, la possibilità di avere delle strutture minime di ricovero di questo materiale potrebbe rendere le piazze più fruibili anche da, diciamo, l'infanzia e l'adolescenza. Insomma, c'era questo, volevo capire se insomma quello che pensavi. Che dice Nicola è giusto, perché è giustissimo. Diciamo che più delle volte ci si appoggia poi, no, al bar amico che sta là vicino, cioè lo facciamo anche noi. In quel caso era la giostra, per dire. Scusami? Quando c'era la giostra, lui si appoggiava alla giostra. Sì, esatto, cioè ognuno poi ha il punto di riferimento all'interno del parco o in prossimità per sistemare quello che è. Capisco che è tutto un po' un fai da te, ma ripeto, a volte è un fai da te anche da parte dell'amministrazione, che si appoggia ad altri posti. E nello specifico però non ho capito di quale area parliamo per quanto riguarda il ricovero degli oggetti. Parliamo in generale, certo. Se si può predisporre, non lo so, una tipo magazzini o niente di che, di cui però un cittadino magari c'ha la chiave e ci poggia le cose di, appunto, le porte, le segna, queste, le valle, le cose così, se, oppure che ne so, insomma, cose di, c'era un po' questa possibilità, insomma. Però guarda, disegno di possibilità. È comprensibilissima, cioè è come una cabina al mare, diciamo, no? In qualche modo, però esatto. della comunità. Però, diciamo, nella maggior parte degli spazi pubblici, comunque, anche i comitati o le associazioni hanno, cioè, un qualche luogo dove ricoverare già gli oggetti, beni. Se il discorso è generico, certo uno anche si può dire contrario,
se parliamo nello specifico di qualche posto, magari individuiamolo, perché così generico... Piazza Vittorio, no? Era per dire, il posto era Piazza Vittorio. Cioè prima Piazza Vittorio, giusta... se mai veramente dovesse partire sta benetto bando o chiudersi quantomeno, o perlomeno vederlo pubblicato, cioè l'idea, no, è quello che non è semplicemente uno che vende il gelato, ma dovrebbe essere un punto di riferimento della piazza stessa. Ecco, quindi, questo intendo dire. Quindi magari nel pensare il bando si potrebbe inserire una cosa, anche questa roba. Questo, sì, cioè, Giorgio, torniamo sempre al discorso, non è un bando nostro, eh? Vabbè, ok, basta. No, nel senso che cioè, noi possiamo pensare alla qualsiasi, cioè possiamo anche pensare che, cioè, che magari forse avrebbero dovuto aprire un anno fa, però torniamo sempre al ragionamento. Ma non è perché se fosse stato mio l'avrei fatto e se sono sbagliati loro, eh? Cioè, però diciamo che sulle ipotesi ne possiamo fare mille, tutte molto belle, ma finché noi non avremo degli spazi esclusivamente municipali o comunque non ci sarà un comune in grado di non pensare solamente al tentativo che non riesce nemmeno di far partire le gare appalto, ma pensare che c'è una comunità che vive quei posti potrebbero essere tutti uguali, cioè noi potremmo avere miliardi di giardini tutti fatti con la stessa panchina, tutti fatti nello stesso modo. È proprio quello che dicevo all'inizio, no? Cioè, il fatto di essere un territorio piccolo come può essere un municipio è perché certo non puoi conoscere alla perfezione tutto, ma quantomeno puoi, sei più in grado di recepire e di interpretare le interpretazioni, le esigenze del singolo luogo. È questo, insomma, quello che intendevo all'inizio. Certo, anche questo c'è chiaro. Niente, direi che insomma tutte le nostre questioni sono state quantomeno affrontate, non risolte, perché chiaramente non è che potevamo risolvere né qui né... Però insomma, ecco, questo sono... Insomma, abbiamo cominciato questo, insomma, in maniera significativa questo confronto e noi ci siamo. A sto punto, insomma, sentiamoci su Via Statile, su Piazza Pepe, sentiamoci tutti un po' impegnati, perché insomma, almeno Via Statile c'è l'Associazione Genitori Donato, ma su Piazza Pepe c'è pure il municipio, per cui almeno là, diciamo, la capacità di incidere ci potrebbe essere maggiormente e potremmo ottenere appunto forse dei risultati che ancora... che altrimenti sembrano lontani. E ringrazio tutti i partecipanti. Luglio è domani, però dai. Eh? Luglio è domani. Luglio è domani. No. Possiamo liberare tutti i microfoni e salutarci. Grazie, buon lavoro a tutti, buona serata. Buon lavoro.